Ciao a tutti amici, benvenuti in questa nuovissima puntata di The Long Dark. Come al solito sono Schmidal, benvenuti in questo nuovissimo video. Amici, mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Amici, dobbiamo andare avanti. Abbiamo praticamente completato quello che dovevamo fare, cioè questo e quello sotto i superstiti e poi le provviste. Ci serve solo legna da ardere. Però io, prima di tutto, come ci siamo detti nello scorso gameplay, sembra che stia tirando una bufera clamorosa. Vorrei innanzitutto mangiare. Questa prima cosa, un bel carne di lupo ammuffita cotta. Dopodiché, scaldiamo qua un attimo. Cuociamo questo, direi. Oppure questo, che è quello conciato peggio. 7 minuti per terminare. E nel mentre io a questo punto andrei qua sopra, qua passando per di qua, che è una strada che non abbiamo mai fatto, e proviamo ad andare sia qua che qua. Proviamo, vediamo cosa succede, giusto per capire. Ora la prendiamo questa e ci avventuriamo subito, subitissimo. È ancora giorno. Quindi, però, guardate qua, sti cavoli. Qua scende a bestia. Come facciamo ad arrivare là? È impossibile adesso. Cioè, veramente impossibile. Cosa facciamo? Dormiamo? Perché non c'è nient'altro da fare? No, in realtà ci sarebbe qualcosa da fare. Se andiamo qua e recuperiamo l'accetta, potremmo utilizzare l'accetta per iniziare a recuperare magari la legna. Cosa importante, visto che fa parte della missione. Ma non la caricheremo là, perché altrimenti, ad esempio questo, frantumiamo. Tanto così passa un attimo il tempo. Rischio di congelamento, cioè vedete, in poco tempo rischiamo veramente il congelamento. Quindi attenzione a questa cosa qua. Ora, andiamo qua. Stiamo riprendendo un attimo. Andiamo in questo cassetto qua che è vuoto. Ci mettiamo dentro questa, ma ci mettiamo dentro anche legno. Che è questo? Legno di recupero 6. Quanto fa un legno di recupero qua? Senza far passare... Siamo a 42... 42, 37. 42, 92. Va bene, possiamo metterlo tutto... Benissimo, siamo a sostanzialmente a 45, 67 su 48, quindi altri di quelli e ci siamo. Ora, aspettiamo un attimo qua, poi riscalderemo ancora il caffè per l'ennesima volta, credo, perché si è già raffreddato, giustamente. E una volta che aspettiamo qua e una volta che ci ripigliamo, io direi di andare a letto e poi speriamo che la giornata successiva a questa sia buona per andare sopra di là. Mi piacerebbe andare là a vedere cosa c'è. Dunque, ho dormito, quindi a questo punto muoviamoci subito. Carne, andiamo qua. Cuocherello, scaldiamo il caffè, assolutissimamente questo qua. Lo scaldiamo. E lo recuperiamo. Abbiamo il cibo, abbiamo il caffè e abbiamo anche un bonus, tra l'altro, perché vi faccio vedere qua, ben nutrito, ha evitato la denutrizione per 72 ore. Abbiamo un bonus. Ti senti pronto ad affrontare qualunque prova fisica che la tua condizione è aumentata di conseguenza. E in effetti abbiamo un più 5 kg dovuti al riposo, alla buona nutrizione, eccetera, eccetera. Ora, qua è ancora notte, ma in realtà... sta facendo giorno. Guardate che bello di notte lì. Quindi a breve dovrebbe fare giorno. Addentriamoci subito e velocemente, giusto per andare a controllare, a vedere le cose. Qua ci sono ad esempio dei sassi. Una grande abbastanza da stordire un piccolo animale. Forse è sufficiente a spaventarne uno grosso. Possiamo utilizzarli contro i lupi? Presumo di sì. Cosa che io non ho mai provato. Poi figuratevi se non ci sono i lupi qua nel percorso che dobbiamo fare. Guardate, si vede ancora l'aereo in fiamme. Cioè, è una roba incredibile.
Mangerei di tutto. Se adesso mangiamo. Stai tranquilla che adesso mangiamo. Mi sono portato dietro la carne. Vuoi mangiare adesso? Non c'è problema. Tanto ci dà 805, che è tanto, ma non ci riempie. Però contiamo di trovare anche qualcosa in giro. Qua, questo qua l'ho scaldato per berlo. Non ora. Aspettiamo ancora qualche minutino prima di berlo. Io qua, sta storia qua dei, dei sassi qua, la voglio provare. Allora, ne abbiamo 6. Non ho paura a usarli, questi 6 qua. Che poi comunque, cioè, siamo appena usciti di casa, quantomeno. Guardate la temperatura. Beviamoci il caffè. Bevi. Bello caldo. Ah, adesso abbiamo anche il bonus sul calore. Guardate qua, faticamente ridotto, riscaldamento e ben nutrito abbiamo. Allora, qua c'è un ultra passing. Che cavolo va sto coso? Mining Road. Da qua c'è la miniera. No, trapassing, giustamente io ci vado. È chiaro, deve essere chiaro, eh. Cioè, perché mettere un cartello no trapassing quando uno ci va? Ora, non so se possiamo arrivarci, però io ci provo. Per meglio dire, proviamo. Oh, qua ci sono dei funghi che potremmo prendere, perché li possiamo anche mangiare. Eventualmente, lavorandoli, possiamo anche mangiarli. Il famoso fungo Reishi. Come diavolo si dice? Via, andiamo da questa parte qua. Proviamo a muoverci veloci. E in effetti, guardate, là c'è un altro cartello. Vediamo un attimo. Vediamo se l'esplorazione un po' è pagata. Nel senso che ci dà qualche cosa. Guardate l'albero giù. Non credo. Secondo me arriviamo lì e non possiamo più andare avanti. Purtroppo. Perché in effetti siamo alla fine della mappa. Peccato che non è ripagata l'esplorazione che siamo andati lì lì. Perché due miseri funghi. Insomma, c'è un cervo, ma niente di che. Mi avete scritto, ehi Amon, copriti dal vento. Sì, cioè, possiamo anche coprirci dal vento per evitare che, giustamente, gli animali ci attaccano. Infatti da qui non mi fa più andare, purtroppo. Quindi alla fine abbiamo perso solo un po' di tempo. Quindi facciamo che il tempo non lo abbiamo proprio perso, ma recuperiamo dei legnetti che ci possono... Ok, questo non devo lanciarlo. Che ci possono fare comodo per dopo. E muoviamoci, visto che abbiamo i bonus. Questa c'è sempre una corsa veramente da scandalo. Da scandalo. Guardate le nostre orme. Torniamo indietro e ritorniamo sulla strada. Ci potrebbero essere dei problemi. Ci sono dei lupi davanti a me. Tanti lupi. Maledetti lupi. Di qua. Magari. No. Può passare. Girare attorno. Guardate qua che bello il panorama. Bellissimo. Tanto purtroppo i benefit sono finiti. Questa pietra cosa vuoi fare a un lupo con una pietra? Non scherziamo. Prendiamo le pistole. Ricarichiamo. Vai. Cavoli. Qua possiamo andare avanti ancora. E se riesco a sviarli in qualche maniera. No, No, qua cadiamo, facciamo una brutta. Maledetto, vieni qua. Ucciso, secco, ucciso il lupo. Un colpo secco il lupo. Secco il lupo con un colpo. Tiriamo su un po' di carne. Io direi un 2 kg di carne, giusto per non sprecare troppo tempo, visto che la temperatura sta scendendo. Jesus, it's cold. Va bene 2 kg. Va bene 2 kg, adesso accendiamo il fuoco, già che ci siamo. Maledetti lupi. Secco con un colpo. Qua, ottimo questo. Allora, facciamo una cosa. Riponiamo questo. Questo lo tiriamo su. Esca per il fuoco. Stufa legna, aggiungi, ok,
accelerante ne abbiamo tre, quindi accendiamo tranquillamente il fuoco qua. Olè. Aggiungi combustibile, mettiamo dentro due bastoni di questi, una legna di recupero. Per un'ora siamo a posto. Qua abbiamo una lattina riciclata, una pentola, non ce ne facciamo niente. È una lattina riciclata, appunto, non ce ne facciamo nulla. Questi sì, li aggiungiamo subitissimo al fuoco. Aggiungi combustibile. Vai e vai. Per due ore siamo a posto e ci scaldiamo. Qua sicuramente vuoi che non ci sia del carbone, infatti. Beh, a go go. Beh, pesiamo un botto già, quindi aggiungiamo del carbone. Vai, vai e vai. Oh, andiamo a vedere quanto pesiamo adesso. 24. Dai, tutto sommato buono. Abbiamo battuto i lupi che c'erano qui con un colpo, quindi ottima tattica, uscita un po' a caso, ma va bene così. Andiamoci qua. Controlliamo la mappa. Siamo qua, praticamente a metà strada circa. Dobbiamo andare a fare razzia nei bunker di Joplin o Joplin. Il Forest Hulk ha razziato le scorte di un survivalista di Joplin, boh, sarcacchio, come si Chobin, boh. E poi storie incredibili qua. Poi in realtà dovremmo andare anche qui e qui, mamma mia, qua. Cioè proprio ai punti opposti, cavolo, ai punti opposti. Carne di lupo ben cotta. E ci piace. Ok, già che ci siamo, facciamo un mezzo d'acqua. Vai, ah, qua la carne è pronta, anche questa. Ok, qua, no, lasciamo passare del tempo. Ok, adesso è potabile, la raccogliamo. Allora, andiamo qui nello zaino, ci mangiamo una di queste, là, e poi ci beviamo un po' d'acqua. Bevi, fino a sazietà, fino a sazietà. Ok, qua il fuoco c'è ancora per un sacco di tempo, credo, però siamo già al caldo, quindi andiamo avanti, perché non dobbiamo perdere tempo, assolutissimamente. Qua c'è una cassetta, magari qualche vivere, sì, barrette cerali, bevande antidolore, bengala, un po' di roba, dai. Su via, un po' di roba interessante che ci può essere utile per il nostro viaggio. Che deve continuare assolutissimamente. Allora, situazione e aggiornamento, anzi, della situazione. Siamo qua vicini al ponte e non ho idea di come andare là. Ora, cerchiamo una strada, perché io presumo ci sia una strada o un qualcosa per arrivare sopra là. Presumo. Poi dovrebbe essere qua sulla destra. Un qualcosa. Questo è il ponte. Vediamo un po'. Il ponte qua. Forse c'è da andare di qua, sotto il ponte. Sopra, sotto, non si sa. Non si sa. Là c'è la casetta famosa dove eravamo già andati. Che è la casetta dove poi avevamo incontrato i lupi, li abbiamo sparato, ci siamo nascosti dentro, insomma. Ne abbiamo fatte un po' di ogni. Però vorrei capire quella roba là dov'è. Perché comunque al netto che abbiamo la mappa è anche difficile trovare i posti. Perché di qua si arriva qua, ma sarà giusto? Cioè sarà a questo livello o a livello sopra? Questo non si capisce. Quindi è bene in qualche modo cercare di vedere qualcosa, ma non vedo niente, cioè sinceramente non vedo una mazza di niente, ma proprio zero. Andiamo qua, vediamo, scrutiamo in questo, forse sopra là forse c'è qualcosa, non so se notate, sembrerebbe esserci qualcosa sopra là, ma il problema è come cavolo faccio ad andare sopra, in realtà qualcosa c'è anche lì davanti. Interessante sta cosa. Passare di qua. Ci stiamo avvicinando a qua. Storie incredibili. Però sopra mi pare che ci sia qualcosa. Guardate la cascata. Lì c'è qualcosa con tanti funghi. Area picnic Misty Falls.
In effetti, qua ci sono dei funghi e anche zaini e colpi. Barrette di cioccolato. Oh là. Munizioni per il fucile, perfetto. E io il fucile non ce l'ho. E conigli, potremmo provare a tirargli addosso qualcosa. Non sarebbe male. Questo ce lo portiamo dietro per una zuppa di pomodoro. Per un eventuale equipaggio, lo va. Dobbiamo portare dietro per qualcosa. Qua c'è una caverna, sì. Ok, e siamo dentro a storie incredibili, probabilmente qua. Nella grotta. Nella grotta, ci fa entrare nella grotta. La grotta non si vede niente, però per fortuna che mi sono portato dietro la lanterna. Da qualche parte c'è, eccola qua. Usa. Cerca la grotta nascosta dietro una cascata. Boh, dietro a cascata era da un'altra parte. Ma comunque va bene. La grotta nascosta, qua stiamo facendo delle cose incredibili. Ho addirittura due vie, ben due vie ci sono. Qua c'è del carbone. Allora andiamo. Oh, qua c'è un bengala. Andiamo nella parte direi di sinistra per ora. Non vorrei mai perdermi, sinceramente. Forse sono tutte che cavolo di caverna, di grotta è questa? Vabbè dai, tiriamo su anche questo pezzo di carbone. Qua addirittura c'è uno spiraglio, ma si va avanti, qua la mappa ovviamente non funziona più, quindi sti cavoli. Qua ci si perde, Ah sì sì sì, se ci si perde qua. Qua ci si perde di brutto anche. Andiamo un po'. Qua non mi sembra mai di essere passato, infatti c'è del legno per terra. Andiamo a caso proprio. E qua, ma qua siamo all'inizio, cioè praticamente. Ma scusate, noi siamo andati a sinistra di qua. Siamo usciti di qua. Vuol dire che ci siamo persi qualcosa probabilmente, penso. Andiamo un po' meglio. Cioè. Ma poi dice qualcosa in più sulla grotta qua o non ci dice una mazza? Cerca la grotta nascosta dietro una cascata. Probabilmente dobbiamo cercare. Ecco qua. No. In effetti qua c'è qualcosa, Qua c'è qualcosa, un pertugio. Da... infatti c'è la cascata. Guardatela qua, la cascata. Siamo dietro al posto. Ok. Siamo. Eh sì, il gelo, ok. Allora, sì. Allora, prendiamo subito il fuoco, ecco perché ci servivano tutte quelle cose lì. Abbiamo trovato una coppia, molto bene, ci dobbiamo scaldare al fuoco. Per forza siamo dovuti passare da qua. Però io spero che adesso per uscire non dobbiamo ancora attraversare lì. No, sono cavoli. Ok, perfetto. Vai, aggiungi un po' di combustibile, un po' di legna d'abete. Vai, ok, e uno di due di cedro, vai. Ok, allora, un razzo della marina, abbiamo qua una bevanda energetica, uno sciarpone di... Tiriamolo su, adesso vediamo un attimo. Poi abbiamo un'apriscatola, ce l'abbiamo già, cibo in scatola, però già usato. Abbiamo del coniglio cotto, che è totalmente andato. Barrette buone, buone barrette. Qua hanno mangiato tutto, perlustriamo il cadavere, vediamo se trova qualcosa. Una sacca di pelle di alce, alleggerisce il carico di viaggiatori stanchi, più 5 kg, fiammiferi di legno, è ok. Perlustriamo lei invece, coltello da caccia ce l'abbiamo già ma lo recuperiamo. Siamo qua sostanzialmente.
Abbiamo trovato qualcosa. Ma... cavoli, ma non c'è niente però. Cioè, non vedo fogli piuttosto che altre cose. Tanto poi il cadavere... possiamo spostargli la roba, credo. Sì, infatti. Vabbè, non è che abbia molto senso sta cosa, ma comunque... cioè... che senso ha che ci fai andare qua? Ah, che senso ha? Cioè... non possiamo uscire da qua. Cioè, dobbiamo tornare di là, ma che senso ha? Cioè, dobbiamo riaccendere un altro fuoco. Poi soprattutto... allora, adesso mi scaldo, ma soprattutto... qua ci dice, ah, questo l'abbiamo fatto, raggiungi la radura del cervo fantasma, che è l'altro. Però perché devo cercare una grotta? Forse lo diceva nel racconto. Cerca la grotta del Sosquash vicino a Thompson Cross, indaga sulla grotta. Sulla grotta ci sono sti due tizi qua, nulla di che, ma non ha senso. Non ha minimamente senso. Va bene. Allora, non capisco il senso attualmente di questa grotta qua, né vedo qualcosa. Comunque siamo qua. Però siamo vicini a qua, quindi... facciamo una cosa. Allora, sicuramente bisogna valutare un po' gli attrezzi che abbiamo. Ad esempio, il coltello lo lasciamo giù, non ha senso. Questi, un chilo e mezzo di roba, non ha senso. Questo qua avrebbe senso mangiare qualcosina, tipo questa, che ci dà un po' di sostanza. Poi sto cuocendo i pomodori così li scaldiamo un attimo. Qua abbiamo recuperato questo, che in realtà non so quanto senso abbia. Perché questo qua, ah, però al posto di questo ci dà più di questo, un po' meno dei chili. Andrebbe riparata. Ok, però lasciamo così. Minuto per terminare. Ok, ce lo mangiamo proprio così. Oh là. Perfetto. Ora però il problema è che qua abbiamo i vestiti zuppi. Cioè, e noi dobbiamo uscire ancora da qua. Cavoli, cioè non c'è un'altra via d'uscita. Qua è bloccato. Qua possiamo girarci attorno, ma tutto bloccato qua. Anche perché sennò loro sarebbero usciti, immagino. Ma che senso ha portarci qui? Cioè, che senso ha? Non ha senso. Poi l'altra cosa, abbiamo recuperato questo che fa parte degli accessori. In effetti, guardate, possiamo portare molta più roba. Sempre se il personaggio ce la fa. Ora, mi metto un attimo qua, ma poi dobbiamo attraversare là. Dunque, alla fine sono uscito dalla grotta. Quindi spegniamo qua. Non ci interessa più questo. E però, vedete che ho freddo. Il personaggio, anzi, ha freddo. Purtroppo. Inizia a spirare il vento, quindi è l'ora di accendere un altro fuoco, che poi sono uscito dalla grotta e giustamente il personaggio si è ribagnato. Poco senso questa cosa qua, però siamo in direzione di qualcosa, immagino, del posto là, spero. Ora lei ha freddo, quindi bisognerà accendere il fuoco il prima possibile. Però vorrei capire una cosa. Posto là. Avrà un... che cavoli, maledetti. Maledetti. Vieni qua. Vieni qua, t'ammazzo con un colpo ancora. Vieni qua. Vieni, vieni. Ah, c'è paura, eh. C'hai paura, maledetto. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Peccati sto colpo. Ah, adesso avete paura, eh.
Bravi. Mamma mia, ok, accendiamo il fuoco. Accendiamo il fuoco, abbiamo recuperato anche del cibo. Top. Così almeno, mentre alimentiamo il fuoco, recuperiamo il cibo, ci scaldiamo un attimo, poi siamo vicini là, vediamo se Fire. troviamo qualcosa lì. Troveremo qualcosa? Chi lo sa. Scaldati, ci siamo scaldati. Ho recuperato altra carne, l'ho cotta, molto bene. Lei è stanca, però... E infatti c'era una casetta. Allora, recuperiamo questo. Ok, c'è una casetta. C'è una casetta. Insomma. Però è esattamente dove dobbiamo andare. Guarda caso. Guarda il caso. Oh, andiamo qua. Vediamo un po'. Qua c'è questo che è ottimo. E qua c'è un bagno. I Forest Stalker hanno razziato le scorte da survivalista di Joplin, Joplimbo. Eventuali scorte rimaste potrebbero aiutare a sopravvivere a Pleasant Valley. Abbastanza lungo per trovare una via d'uscita. Perlustra le scorte per scoprire cos'è rimasto. Cioè, mi stai dicendo che qua ci deve essere nascosto qualcosa? Io vedo una casa proprio messa male e basta. Beh, assolutissimamente non c'è una mazza qua. Cioè, almeno io non vedo una mazza. E invece no, c'è il bunker. Infatti lo diceva del bunker. I cavoli. Un bunker c'è. Proviamo a passare la notte qua. Olè. Cavolo, cos'è? Perché c'è il terremoto? Munizioni revolver, questo ci va comodo. Kit di pulizia del revolver pure, così lo puliamo anche. Hope nobody needs this anymore. Ok, questo non ci interessa, va bene. Abbiamo anche una crafting, abbiamo una bevanda energetica. Oh, un oggetto collezionabile. Man mano che gli anni passano, così cadono i massi dalle colline. Tutto questo sembrerà una vittoria per Great Bear. Quando Madre Natura avrà riconquistato Pleasant Valley, chiunque rimarrà non potrà fare altro che adattarsi, morire o andarsene. In effetti, qua roba da mangiare ce n'è. Che da bere. C'è anche uno zaino, c'è di tutto c'è. Hope nobody needs this anymore. Questo è meglio lascia stare, questa la prendiamo, mamma mia, abbiamo recuperato, cioè avevamo tra virgolette paura di non trovare il cibo, dobbiamo cacciarlo in realtà, cioè c'è di tutto, c'è veramente di tutto, cioè veramente, poi potremmo anche pescare, me l'avete anche scritto, però in realtà cosa peschiamo a fare se qua c'è veramente di tutto, perlustriamo gli I armadietti. wonder who owns this Questo ci stuff. va bene, così carichiamo la nostra lanterna. Questi potrebbero andare bene, visto che è anche questo. Adesso vediamo di capire. Prima di salutarci facciamo... queste fanno schifo, questo lo teniamo. Prima di salutarci facciamo un giro nell'inventario per capire. Questo fa schifo, questo ce la teniamo. Allora, di fame non We can use moriremo. this. Questo è sicuro. E questa la possiamo rompere, ma non ci interessa. Contenitore metallico, andiamo a vedere. Allora, siamo dentro al bunker dove in realtà, parte che qua è aperto, però non fa freddo, quindi potremmo rimanere qua. Schedario non l'avevo aperto. Male, molto male, Amon. Stai attento. Schedario è importante. Ok, non c'è niente. Qua l'armadietto pure. Well, this stuff will come in Munizioni handy. per il fucile, bengala, Sammy Soda, ferraglia, non ci interessa, poi c'è questo. Cioè, sto esplorando alla cavolo. Questo è utile, è una lanterna antivento, direi di no. Una tanica con combustibile, che ci serviva, anche quello, però abbiamo ormai trovato di tutto, quindi non ci interessa più tutta questa roba, in teoria. Pila di giornali, va bene, ce la prendiamo, questo l'abbiamo preso, controlliamo se abbiamo fatto tutto.
E andiamo a dare un'occhiata anche al tempo perché sta arrivando la notte. Io quasi quasi dormirei qua. Io dormirei qua. Io farei una cosa allora. Direi, prima di tutto, qua bisogna capire quale calze, perché abbiamo queste che ci danno di più. Le indossiamo. Ovviamente. E quindi queste le anzi questa poi andiamo a vedere. Questa è 48, questa indossiamo qua, questa la lasciamo, ma poi ne abbiamo un altro paio che però ci dà un po' più di condizione, ma meno del resto. Lasciamo così. Così come qua vediamo un attimo. Abbiamo un po' di cose per accendere il fuoco, quindi io farei sicuramente. Poi possiamo mangiare, c'è roba anche in scadenza. O questo, mangiamolo. Visto che sta scadendo, adesso abbiamo tutta roba al 25, va bene. Abbiamo da bere, o abbiamo vestiti, abbiamo indossato tutto tranne questo. Però ce lo teniamo, una bevanda energetica fornisce un incremento di resistenza e riduce l'affaticamento per un breve periodo. È ottimo per avere un po' di energia un po' nei momenti difficili, ma può causare emicranie. Lasciamola lì. Come qua abbiamo altre cose. Abbiamo delle bende, possiamo usarle, abbiamo queste robe qua, insomma. Io direi che faccio una cosa. Qua ci salutiamo amici. Io off camera andrò fuori. Sistemo il revolver, accendo il fuoco, sistemo il revolver, così intanto mi scaldo. Più che altro, più che scaldarmi, cerco di asciugare i vestiti il più possibile, non manca tanto in effetti ad asciugare i vestiti. Poi dormirò qua e poi ci vedremo da qua per tornare indietro. E possiamo fare due cose, o da qua cerchiamo di arrivare qua, poi qua e poi torniamo qua, oppure dobbiamo tornare indietro di qua. E poi andare qua, cioè ci scarichiamo e poi andiamo qua, e poi anche qua. Mi piacerebbe che da qui si potesse andare qua. Qua c'è un ponte, qua un altro. Non è chiara se, non è chiaro anzi se da qua possiamo arrivare qua, perché sicuramente dobbiamo scendere. Andare qua, l'aereo, poi scendiamo, poi. Bisogna capire. Lo vedremo nella prossima puntata. Però per questa puntata è tutto. Vi voglio ricordare di supportare questa serie con un bel mi piace, commento e condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie, fantastico survival. Da Amorius è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!